Buongiorno, bentrovati, consueto appuntamento del mattino con Buongiorno con noi. Un ospite speciale questa mattina, con noi c'è l'avvocato Mia Pisano. Oggi non parliamo del tuo lavoro di avvocatura, ci diamo del tu come Certo. funziona fuori dalla trasmissione, ma parliamo del fatto che Mia Pisano è il garante per i detenuti del comune di Lucca, quindi per il carcere di Lucca, una figura molto importante, tirata in ballo più volte negli anni passati perché a Lucca mancava il garante. Ora il garante c'è e con lei cercheremo di fare un percorso che ci porta proprio dentro il carcere per capire quali sono i problemi più gravi, quali possono essere le soluzioni. Purtroppo però oggi dobbiamo partire con la rassegna stampa e con la bruttissima notizia che ieri ha tenuto banco per tutto il giorno anche nei nostri TG, poi sui social e su internet, perché purtroppo è scomparso un bambino di 22 mesi per meningite e naturalmente tutti i giornali titolano appunto su questa scomparsa e soprattutto su quanto si può fare contro questa malattia così difficile da debellare e soprattutto cercare di capire come mai in Toscana ci sono così tanti casi. Quindi vediamo il titolo di apertura del Tirreno sulla cronaca nazionale: bimbo ucciso dalla meningite, tragedia a Porcari, aveva 22 mesi e non era vaccinato. Lo stesso sulla Nazione, la foto della prima pagina, paura meningite, allarme, altri due morti, un bambino su quattro non è vaccinato. Poi andiamo nelle pagine interne, partiamo dal Tirreno, la cronaca di Lucca, si parla del sindaco di Porcari, Baccini, che cerca di fare pressioni per le vaccinazioni. Nelle pagine interne, subito del Tirreno, a pagina 2, 3 e 4, ci sono tutti gli approfondimenti. Ecco qua, c'è il racconto della giornata. Il bambino fulminato in poche ore, Gabriele, 22 mesi, è morto al Meyer, appena dopo il ricovero. Si sentiva male dal mattino e poi si parla del San Luca dove i genitori, i familiari e tutti i suoi compagni dell'asilo nido sono stati sottoposti a profilassi. Per capire un po' meglio cosa è successo, vediamo il servizio che è andato in onda nelle edizioni del TG Noi. La meningite miete un'altra piccolissima vittima. Il dramma ha colpito una famiglia della Piana di Lucca. Un bambino di 22 mesi che viveva con i genitori a Porcari è morto nella notte all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in seguito ad una sepsi da meningococco C. Una tragedia per la famiglia e per tutta la comunità lucchese. Del caso è stata immediatamente investita l'igiene pubblica di Lucca dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest. Già nel corso della notte all'ospedale San Luca sono stati sottoposti a profilassi i bambini che frequentavano lo stesso asilo nido del piccolo, il Mary Poppins di Capannori, oltre ai parenti. Il bambino, secondo quanto reso noto dall'azienda sanitaria, è stato accompagnato dai genitori poco dopo le 18:30 di ieri al pronto soccorso di Lucca, dopo essere stato visitato dal proprio pediatra. Il bambino, già molto sofferente e con febbre alta, è stato trattenuto in codice rosso. Al pronto soccorso sono arrivati gli specialisti e sono stati effettuati i prelievi e gli esami del caso che hanno evidenziato una situazione molto complessa. Visto il quadro clinico, che ha subito fatto pensare ad una sepsi meningococcica, è stata avviata un'idonea terapia ed è stato disposto il trasferimento a Firenze. L'ambulanza con anestesista a bordo è partita dal San Luca poco dopo le 20 per l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove il piccolo è arrivato in condizioni disperate. Complessivamente sono stati 60 i casi di meningite C registrati in Toscana dal 2015 ad oggi, 31 lo scorso anno, 29 in quello in corso. Tutte le persone sottoposte a profilassi per questo caso saranno soggette a sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Per approfondire quanto accaduto ieri abbiamo in collegamento telefonico il sindaco di Porcari, Alberto Baccini. Buongiorno sindaco. Buongiorno Giulio, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, tutti i giornali oggi
riportano le tue dichiarazioni relativamente a quanto accaduto ieri, purtroppo nel tuo comune, ma vale per il tuo comune come vale per tutti gli altri. E al di là della vicinanza espressa alla famiglia, ieri Alberto Baccini ha tuonato perché si vaccini, vaccinatevi, 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 ha detto ieri Baccini. Sì, ma mi sembra chiaro che bisogna prendere atto che c'è un problema serio, cioè in modo particolare in Toscana direi, no? Perché forse la Toscana è anche uno dei luoghi più colpiti a livello nazionale. C'è un problema serio, c'è un pericolo vero, reale, quindi bisogna prenderne atto, naturalmente con tutte le precauzioni, con tutte le difficoltà. E come dire, le inquietudini che ciò determina, però in modo particolare i bambini vanno vaccinati. Io ho detto, e non ho nessuna difficoltà a ripeterlo, che ieri avevo questa intenzione di predisporre un'ordinanza che obbligasse i bambini dell'Istituto Comprensivo di Porcaria ad essere vaccinati per andare a scuola. Poi naturalmente è vero che c'era anche un po' di emotività, c'era diciamo questa situazione anche di pressione. Per quello che era accaduto, eccetera, però lo ritenevo un atto di buonsenso che ciò si potesse fare. Poi, naturalmente, come sempre sapete, in questo paese le cose sono sempre difficili perché si fa una cosa ma se ne tocca un'altra, e quindi, diciamo, di fatto mi sono sentito anche con la prefettura e mi è stato sconsigliato di mettere in atto questa iniziativa perché avrebbe avuto dei profili di illegittimità. Naturalmente, ne ho preso atto, però ciò non toglie che io continuerò in questi giorni, già da oggi stesso, stamattina voglio parlare anche con l'assessore Saccardi in mattinata, perché voglio veramente che si vada in fondo su questa cosa, cioè deve essere obbligatorio vaccinarsi, ne va per la salute naturalmente dei bambini che vengono vaccinati, ma anche per gli altri. Quindi direi che è un elemento di buonsenso, ecco, non mi pare di dire niente di particolarmente intelligente, ecco. Senti Alberto, la famiglia giustamente si è chiusa nel dolore, ha chiesto di non essere disturbata, però credo che un plauso vada fatto a questa famiglia perché nel dolore della perdita di un bambino hanno avuto comunque la lucidità di avvertire subito tutti i familiari, subito gli educatori dell'asilo che il bimbo frequentava, è stata portata avanti la profilassi per tutte queste persone. Ieri tu sei entrato in contatto con la famiglia. Ma io ho provato naturalmente ieri mattina subito, sono riuscito, devo dire anche con una certa difficoltà, a avere dei numeri di cellulare, in modo particolare del papà, però non rispondeva mai perché chiaramente non potete immaginare quali momenti stesse passando questa gente. Poi alla fine sono riuscito nella tarda mattinata ad avere il numero di telefono di un parente che mi pare che sia il fratello del nonno, col quale ho parlato, mi ha raccontato tutta la vicenda, diciamo, ha fatto un po' di riassunto anche della giornata precedente, mi ha messo al corrente della situazione, mi ha detto appunto che i genitori erano a Firenze, al Meyer ancora, e quindi non era assolutamente il momento di poterli contattare. Ora naturalmente io stamattina cercherò di mettermi in contatto, di andarli a trovare naturalmente, anche perché mi è stato detto dall'agenzia incaricata che la salma verrà trasferita a Lucca, all'obitorio, così mi è stato detto. Ora io riporto notizie, perché per esempio ho visto che anche l'orario del funerale è stato spostato, no? Quindi c'è sempre un po' di incertezza in questo Sulla momento. Nazione di oggi c'è scritto che i funerali ci saranno domani. Sì, a che ora? Non c'è ancora scritto. Perché a me era stato detto alle 10:30 e invece mi è arrivato un messaggio ieri sera sul tardi dove mi è stato detto che è stato spostato alle 11:30, Qui quindi dice 11:30, Alberto. a Va bene, comunque 11:30, questo. allora è già aggiornato, Questo perché poco conta. prima era diciamo per le 10:30, quindi c'è sempre questi momenti di incertezza. Oggi stesso naturalmente cercherò ovviamente di andare a fare visita alla famiglia, quindi per parlare con i genitori, anche se a questo punto il mio purtroppo è solo un gesto di solidarietà umana, diciamo, e niente di più. Ciò detto, ecco, rimango assolutamente convinto che vadano prese iniziative importanti, naturalmente, soprattutto dal punto di vista regionale. So fra l'altro che l'assessore Saccardi, con la quale stamattina poi voglio parlare,
sta prendendo iniziative in questo senso, iniziative di forte severità da questo punto di vista. Io me lo auguro davvero che ciò avvenga al più presto e che ci sia proprio un obbligo oggettivo e stringente. È una cosa che va fatta, ecco, non so neanche che parole usare. Secondo me è una cosa che va fatta. Ecco, perché secondo me soprattutto in Toscana non rendere obbligatoria una cosa del genere, sapendo che ci sono dei focolai ormai evidenti di questa terribile malattia, secondo me sarebbe da irresponsabili, ecco, non procedere in questa direzione. Alberto, grazie per il tuo contributo e buon lavoro per la giornata di oggi. A presto Giulio, buon lavoro a voi. Ciao. Grazie. Ciao, buongiorno. Allora, dopo parleremo naturalmente con Mia Pisano, che è il nostro ospite di questa mattina, del suo ruolo come garante, però bisogna prima parlare di quanto accade. Mia, prima di entrare, mi diceva che tu ti sei già vaccinata da tempo. Sì, no? Io è un anno ormai che sono vaccinata, perché ci fu un caso l'anno scorso di un ragazzo più o meno coetaneo, frequentava più o meno gli stessi luoghi, palestre eccetera, dove andavo io, e quindi ho ritenuto opportuno vaccinarsi. Io concordo col sindaco che la vaccinazione sia fondamentale, perché è l'unico strumento che ci consente di tenerci lontani da queste problematiche, soprattutto anche i bambini quando sono veramente piccoli dovrebbe essere obbligatorio, perché frequentano asili nido, e quindi è un virus che, come abbiamo visto in questo caso del piccolo Gabriele, è fulminante in alcuni casi, soprattutto quando si è così piccoli e quindi le difese immunitarie sono veramente basse. Senza avvisaglie proprio. Sì. C'è un approfondimento nelle pagine interne del Tirreno proprio con un'immunologa. Indispensabile vaccinarsi e stare attenti ai sintomi, il vademecum della professoressa Zari, responsabile di pediatria al Meyer, gli antidoti, le caratteristiche della malattia e come potersi difendere. C'è tutta una spiegazione. Ieri non è stato l'unico caso, perché è morto anche un 18enne nel napoletano, e poi c'è un caso di una donna peruviana in Liguria. Noi siamo riusciti a contattare telefonicamente ieri il primario di pediatria del San Luca, abbiamo parlato con lui naturalmente del caso di ieri e di quanto sta accadendo in Toscana. Allora sentiamo l'intervista che ci ha rilasciato il professor Raffaele Domenici. Il primo consiglio ovviamente è quello di vaccinare. La meningite C sta girando ormai da 2 anni in Toscana con percentuali importanti sia di incidenza sia di esiti negativi. Il primo provvedimento è quello di mettere in sicurezza i bambini e anche la popolazione generale ricorrendo a questa metodica che io definirei sicura, protettiva. Abbiamo visto che anche i 2 casi precedenti di bambini che erano stati colpiti da forme meningitiche in Toscana erano stati vaccinati, e comunque in questi casi il decorso è stato assai meno impegnativo del bambino arrivato ieri sera. Professore, cosa succede in Toscana? Cosa succede in Toscana è un bel problema, perché ancora non è stato realizzato fino in fondo il perché appunto di questa situazione per cui la meningite, soprattutto la meningite C, sta avendo questa incidenza. Si è parlato di una maggior concentrazione di portatori sani, si è parlato di certe possibilità di diffusione, comunque molte di queste problematiche sono ancora sconosciute, siamo ancora forse non proprio vicini al sapere perché la meningite C si sta diffondendo in questo modo, e proprio per questo la vaccinazione è il primo provvedimento a cui ricorrere per tutelare i bambini e la popolazione. Allora, sempre dalle pagine interne della cronaca toscana del Tirreno, in basso: con il vaccino il piccolo avrebbe avuto una chance. I genitori avevano ricevuto solleciti dall'ASL di Lucca, non avevano risposto, avrebbero voluto vaccinare il piccolo quando fosse un po' cresciuto. Le aziende sanitarie, poco dopo la nascita, inviano alle famiglie il calendario con gli appuntamenti per le vaccinazioni, ma aumentano gli obiettori. L'immunologa del Meyer dice che il ceppo che ha colpito il bimbo era aggressivo perché contiene proteine che fanno proliferare i batteri e uccidono
rapidamente nelle pagine interne della cronaca di Lucca, sempre dal Tirreno. C'è ancora il professor Domenici e il fatto che ieri al San Luca ci sia stata una vera e propria folla per i vaccini al Campo di Marte, scusate, poi a Capannori. Le somministrazioni avvengono appunto sia a Lucca che a Capannori, e in particolare per le fasce tra 15 a 20 anni e 21-45 sono previste coperture straordinarie appunto anche in Piazza Aldo Moro a Capannori, però quella di ieri è stata purtroppo forse una risposta emozionale a quanto accaduto. Tutto ciò non basta. Abbiamo anche la testimonianza di Andrea Lanfri, un nostro amico, è stato tante volte ospite qua a Noi TV per testimoniare quello che gli è accaduto. L'atleta fu colpito dal morbo nel 2015. C'è troppa superficialità, dice Andrea, non si capisce cosa si rischia. Lui ha perso l'uso delle gambe, di parte di una mano, ha risposto con grande determinazione al morbo, è diventato un atleta di altissimo profilo dal punto di vista del Paralimpico, e la sua testimonianza serve appunto a ricordare quanto sia importante vaccinarsi. Ci fermiamo un breve break, la pubblicità, e poi torniamo qui in compagnia di Mia Pisano, garante per i detenuti del carcere di Lucca. Ben ritrovati a Buongiorno con noi. Chiudiamo purtroppo la triste pagina legata alla scomparsa di questo bambino per meningite. Parliamo invece un po', approfittiamo della presenza dell'avvocato Mia Pisano qui con noi, del carcere di Lucca, un carcere che per tanti anni ha avuto il problema del sovraffollamento. Oggi si sente meno questo problema, se ne sente più un altro, il problema del reinserimento. Sì, allora, diciamo che sono passati gli anni in cui c'erano circa 200 detenuti all'interno della struttura. La nostra è una casa circondariale, e casa circondariale ovviamente non favorisce tanto l'approfondimento di certi aspetti, quali corsi, perché il detenuto all'interno della casa circondariale passa un breve periodo, perché nelle case circondariali si sta sempre sotto una pena detentiva di 7 anni. Chi ha una pena maggiore viene mandato poi al carcere, quindi a Massa o ai carceri che stanno nel nostro circondario. E Lucca aveva questo problema, che è stato fortemente arginato. Per fortuna, perché si riesce ovviamente con meno detenuti a garantire intanto una vivibilità delle strutture migliore, e poi la possibilità di lavorare per il reinserimento, grosso problema che non ha solo Lucca, ma hanno un po' tutte le strutture a livello nazionale, perché i programmi di reinserimento molto spesso falliscono perché non si riesce a coinvolgere il detenuto, e su questo anche a livello di regione, quindi col garante regionale dei detenuti, il dottor Corleone, che coordina noi garanti preposti alle varie strutture toscane, stiamo cercando di lavorare per fare qualcosa che porti a reinserire il detenuto, e quindi a soprattutto portarlo ad un lavoro, perché quando si va in carcere la prima cosa che viene a mancare è il lavoro. Lavoro esterno e lavoro interno, perché come sappiamo all'interno delle strutture carcerarie ci si occupa, quindi si cerca di far sì che il detenuto possa lavorare. Allora, quest'anno siamo a un livello di circa 88 detenuti, che come dicevamo prima, a confronto a 200 degli anni passati sono molto meno, e stiamo adesso con l'inizio del nuovo anno predisponendo la nuova, diciamo, predisposizione dell'area trattamentale. Area trattamentale sarebbe il momento in cui il detenuto può occuparsi di attività teatrali, può occuparsi di corsi di cucina, può occuparsi di qualsiasi attività che lo possa anche eventualmente poi, se ben fatta, portare all'esterno ad avere un lavoro proprio, o comunque anche qualche attestato che gli garantisca di trovare un lavoro e quindi reinserirsi. Anche perché, tornando al discorso che facevamo prima, quando si parla di casa circondariale, diciamo che i motivi per i quali siamo detenuti sono un po' più o meno i soliti, essendo basse le pene: spaccio, furti, rapine. Quindi, diciamo, si cerca di lavorare su questi aspetti per garantire un reinserimento che li porti lontani da ciò che li ha portati dentro.
Allora, 2 giorni fa, il 27 mattina, c'è stato l'ennesimo sopralluogo dei Sì. parlamentari del PD, eri presente Sì, ero anche tu perché presente c'era la anch'io. riunione con il Sì. direttore, e sentiamo all'uscita cosa hanno detto i parlamentari del PD di quanto sta accadendo a Lucca, così poi approfondiamo con Mia Pisano. Come di consueto durante le festività natalizie, una delegazione di parlamentari del PD si è recata in visita ispettiva presso il carcere di San Giorgio. Le onorevoli Granaiola e Mariani, insieme al senatore Marcucci, hanno avuto un incontro con il direttore ed insieme alla garante per i detenuti hanno preso atto delle criticità della struttura e delle migliorie effettuate dopo i solleciti delle scorse visite. Su tutti, il dato che è emerso quest'anno è l'alta percentuale di carcerati provenienti dall'area versiliese. In Versilia, ahimè, i problemi sono tanti. Infatti, il numero maggiore dei detenuti viene da lì per questioni legate allo spaccio e quindi credo che sia importante anche fare un lavoro di prevenzione. Dico sempre che il migliore investimento è la prevenzione. Se un territorio si controlla in modo adeguato prima, forse si evitano tanti atti di microcriminalità o anche di criminalità importante. Migliorata invece la situazione per quello che riguarda i numeri della popolazione carceraria, come sottolineato dall'onorevole Mariani. Il numero dei detenuti si è ridotto tantissimo, per cui la qualità della vita all'interno del carcere è migliorata sia per i detenuti che per gli operatori. Secondo noi il lavoro sta avvenendo in maniera di qualità, miglior qualità, insomma. Il senatore Marcucci ha evidenziato l'esigenza di una maggiore integrazione della struttura carceraria nella comunità per migliorarne la funzione di recupero. Ci vuole un maggiore rapporto con le istituzioni territoriali perché questo permette poi una riabilitazione e un reintegro successivamente. Uno dei problemi che emergeva anche oggi è che spesso i detenuti poi alla fine sono i soliti che tornano, quindi vuol dire che la funzione di reinserimento ancora oggi non funziona. Insomma. Mia, come commenti le parole? Allora, Mariani è quello che hai detto tu Sì, prima, esatto. fondamentalmente c'è stato un miglioramento e dobbiamo sottolinearlo anche Sì. perché la struttura carceraria di Lucca all'interno delle mura non è facile dal punto di vista strutturale Assolutamente. poterla adeguare alle necessità. Però due problemi, uno è quello evidenziato dalla senatrice Granaiola, ovvero la presenza di tantissime persone che arrivano dalla Versilia, quindi reati legati allo spaccio e quant'altro. E il senatore Marcucci invece sottolineava le difficoltà nell'aprirsi al mondo dei detenuti da parte degli enti territoriali che poco fanno in questo senso, tant'è che spesso i carcerati sono gli stessi che escono e rientrano. Sì, diciamo, in merito a quello che diceva la Granaiola, sicuramente il bacino di utenza è quello della Versilia, per la maggiore, perché l'incidenza dei reati è sicuramente quello di spaccio, è quello maggiore. Quindi qui, osservando questo dato, bisognerebbe cercare di fare qualcosa per arginare, quando il detenuto è in carcere, questa diffusione e quindi portarlo a fare qualcosa che lo tenga lontano da questo tipo di reato. Per quanto riguarda invece quello che diceva il senatore Marcucci, questo è uno dei problemi del quale mi sto occupando personalmente perché bisogna cercare di coinvolgere maggiormente le istituzioni locali, il volontariato, persone che abbiano interesse a proporre qualche cosa, qualche corso, qualcosa che possa essere di interesse per il detenuto stesso. È chiaro che la mancanza di interesse da parte delle istituzioni locali impedisce un po' la formazione di corsi, perché alcuni corsi, ad esempio quello di cucina che è finanziato, se ne sono sviluppati due, perché fondamentalmente sono quelli che raccolgono maggiore interesse da parte del detenuto. Un po' perché oggettivamente fare un corso di cucina, che poi quest'anno avrà la miglioria di avere addirittura un attestato HACCP in fondo, un attestato HACCP in fondo significa uscire fuori ed avere in mano qualcosa che ti consente di poter essere inserito nel mondo del lavoro, perché magari all'interno di un ristorante aprire anche qualcosa per conto proprio, cercare di fare qualche attività imprenditoriale, quello sicuramente è un bel incentivo partecipare al corso di cucina, diviso in due. Uno è sempre quello che ormai c'è da anni, un corso base di cucina, un altro che viene quest'anno diciamo istituito da parte della provincia, dal comune di Pietrasanta, il quale lo finanzia e lo fa sviluppare appunto con l'HACCP in fondo, anche con una parte dedicata alla pasticceria. Quindi,
essendo il corso principe all'interno della struttura, perché è quello che riceve più interesse da parte dei detenuti, è quello che si è sviluppato meglio. Ci sarebbero... Ti fermo un attimo, sì. Non è paradossale che il Comune di Pietrasanta finanzi un corso al carcere di Lucca? Indubbiamente è diciamo che quello base lo finanzia il Comune di Lucca, però magari sarebbe stato, visto che il Comune è di Lucca, quello che si interessa della struttura carceraria, avrebbe dovuto magari intervenire maggiormente il Comune rispetto a un intervento da parte di un Comune che è fuori zona. Però mi auguro che nel corso del 2017, poi fra poco presenterò la mia relazione annuale, avrò sicuramente modo di parlarne col Comune e sono sicura che magari svilupperà altri progetti magari da avviare. Ecco, la tua è una figura di collegamento, di raccordo, sì. Espressione del sì. Comune di Lucca, sì. Ricordiamo che è una figura di volontariato, sì, perché sì, sì. Non percepisci stipendio o compensi, sì, sì. per questo lavoro, e soprattutto la parola stessa, si parla di garanzie per il detenuto. Quali sono le falle di questo sistema per cui serve un garante per i detenuti? Allora, purtroppo questa è una cosa che mi rammarica profondamente, è il fatto che il detenuto appena entra viene visto dalla società in maniera ovviamente negativa, ovviamente un eufemismo. Su questa cosa io mi soffermo sempre, perché è uno di quegli aspetti della vita che nessuno di noi può sapere se può mai capitarti, o comunque può capitare a qualcuno vicino a te di dover, per vicissitudini della vita, fare accesso al carcere. Quindi un detenuto quando entra viene, tra virgolette, a parte dagli aspetti familiari che continuano magari ad andarlo a visitare, viene un po' abbandonato da quello che è il resto del mondo. E quindi cosa succede? Che sembra che non abbia più diritti e non abbia più possibilità di poter godere di quanto godeva all'esterno. È chiaro che la pena deve essere certa, e su questo mi piacerebbe che l'Italia fosse più attenta, cioè sulla certezza della pena, però un detenuto quando è dentro ha diritti di padre, è giusto che riesca a vedere i propri figli, ha diritto di, se è malato, di essere curato, ha diritto se gli mancano dei beni di prima necessità o la qualità dell'alimentazione all'interno della struttura è pessima, che venga alimentato normalmente. Poi è chiaro che anche lì ci sono ovviamente delle discrepanze, perché c'è un dispaccio dove uno può acquistare beni sulla base di quello che sulla base delle disponibilità economiche anche che ha, però è giusto che ad esempio il latte, che è un bene di prima necessità, sia di qualità buona e non sia di pessima qualità, perché spesso quello che viene a mancare all'interno della struttura penitenziaria è veramente la base, e quindi un garante cosa fa? Interviene laddove magari mancano proprio le prime cose, magari un padre che non riesce a vedere un figlio perché magari ha fatto un furto, non è che il padre quando ha fatto un furto entra dentro il carcere non è più padre, rimane sempre il padre dei propri figli, no? Questo, certo. Che magari su queste cose qua un garante interviene, ha un forte piacere di intervenire, perché comunque la riunione familiare è una cosa che non perdi se commetti un reato. Bene. Break per la pubblicità, poi torniamo e parleremo un po' anche della situazione di Viareggio. Abbiamo introdotto la questione criminalità, parlando proprio con Mia Pisani, avendo sentito le parole della Granaiola. Parleremo anche di altro, tra poco. Ben ritrovati, abbiamo introdotto una pagina fra virgolette versiliese, abbiamo parlato di criminalità, dopo ci torneremo. Prima parliamo dell'appuntamento che c'è stato ieri sera, 7 anni e mezzo dopo la strage della stazione ferroviaria, ieri l'appuntamento con la fiaccolata per chiedere giustizia, manifestazione in attesa del verdetto al processo sulla strage che terminerà nel mese di gennaio. I familiari delle vittime chiedono di non essere lasciati soli il giorno della sentenza. Martedì 10 dovrebbe esserci l'udienza finale, e allora abbiamo al telefono il collega Roy Lepore, che ormai da 8 anni segue da vicinissimo quanto accaduto a Viareggio e soprattutto gli strascichi dal punto di vista giudiziario e umano per tutto quello che riguarda le famiglie delle vittime. Buongiorno Roy.
Buongiorno Giulio a te e a tutti i nostri telespettatori. Intanto auguri di buon anno che sta per terminare, con la speranza che il 2017 arrivi con la sentenza che porti verità e giustizia. Questo è il messaggio che ormai da 7 anni i familiari delle 32 vittime innocenti della strage di Viareggio pronunciano a grande voce, con grande determinazione, non solo a livello locale versiliese della nostra provincia, ma a livello italiano, per aver partecipato a tante altre manifestazioni. Ieri sera, come hai anticipato da studio, centinaia sono state le fiaccole per chiedere giustizia, che sono partite dalla stazione ferroviaria di Viareggio per fare il sottopasso, sempre messo in crisi questo sottopasso per alcuni atti di violenza che sono accaduti nel corso di questi anni, ed è stata una testimonianza di far vivere la stazione anche dal punto di vista della sicurezza. Poi attraverso via Aurelia Nord il corteo ha raggiunto la casina dei ricordi in via Ponchielli, luogo di questa strage. I familiari delle vittime hanno ancora una volta ribadito di non essere lasciati soli il giorno della sentenza, che, come hai detto, dovrebbe essere intorno alla fine di gennaio. La prossima udienza è quella del 10, fissata al Tribunale di Lucca. Erano presenti i comuni, oltre che di Viareggio, in rappresentanza con l'assessore Patrizia Lombardi, i comuni di Camaiore e Massarosa. Per ultimo il comune di Viareggio ha sottoscritto il documento che hanno presentato i familiari delle vittime, dove dicono no alla prescrizione di alcune cose che sono relative al processo, e con la riassunzione anche del ferroviere Riccardo Antonini, documento che è stato firmato e approvato anche da tanti altri comuni versiliesi anche fuori del nostro comprensorio. Presenti anche i rappresentanti della politica, dal PD, partiti della sinistra viareggina, il mondo dell'associazionismo e del volontariato, alcuni rappresentanti sindacali della CGIL arrivati anche da Lucca, l'ex presidente della provincia Stefano Baccelli, oggi consigliere regionale, che è stato sempre vicino ai familiari della strage in prima persona, la senatrice del PD Manuela Granaiola, ed è immancabile anche l'ex sindaco Luca Lunardini, il sindaco che quella notte maledetta e nei mesi che ne seguirono seguì proprio da vicino tutto quello che è accaduto. Ancora una volta quindi la speranza è che la giustizia sia fatta nelle aule di un processo lungo, interminabile, con udienze che hanno portato anche a un confronto anche abbastanza aspro in tantissime occasioni. I familiari hanno seguito passo passo tutto l'iter di quello che può essere stato raccontato, ricostruendo tutto quello che accadde quella notte maledetta. Adesso c'è l'attesa di questa sentenza, con la speranza che, come hanno detto in più di un'occasione, il dolore vada in prescrizione, la lotta continua e la giustizia e la verità prevalga. Grazie Roy, buona giornata, buon lavoro. Altrettanto a voi, buonasera. Allora, ritornando alle pagine dei quotidiani, nelle pagine interne si parla di sicurezza. Su Viareggio abbiamo ancora la senatrice Granaiola, che parla del finanziamento arrivato dalla regione per telecamere di sicurezza che vengono piazzate un po' ovunque in vari comuni, e la senatrice Granaiola dice: bene, fondi arrivati alla regione, ora telecamere in Piazza Dante, che è un po' la zona principe dello spaccio, tant'è che c'è stata un'ordinanza di chiusura anticipata dei negozi. Torniamo appunto a quello che ha dichiarato la Granaiola fuori dal carcere, ovvero grandissima la presenza dalla Versilia purtroppo di detenuti, è altissimo anche il numero degli extracomunitari, c'è una percentuale? Sì, c'è una percentuale, diciamo 78 detenuti, ben 44 sono extracomunitari. I reati che vanno per la maggiore, come abbiamo visto prima, sono lo spaccio, comunque la detenzione di sostanza stupefacente. E quindi il rientro e il riuscire di questi detenuti purtroppo è sempre legato a questo tipo di reato, che nella Versilia, a quanto pare, dati alla mano, è molto diffuso e sembra anche abbastanza incontrollabile. Quindi il fatto che la Versilia si stia dotando di maggiore sicurezza, si stia dotando di qualche strumento per evitare il diffondersi di questi reati,
ottimo, anche perché purtroppo l'incidenza aumenta nei periodi estivi con la presenza di arrivi turismo, eccetera, che movimentano la zona balneare della nostra provincia. Parliamo un po' della vita del carcere, per chi da fuori non se lo immagina neanche. Come funziona la vita dal punto di vista degli orari di un detenuto del carcere di Lucca? C'è una sveglia presto, per chi, un po' per tutti, ma soprattutto per chi lavora, perché come dicevamo prima si lavora all'interno della struttura. Lucca ne ha meno possibilità di lavoro perché essendo appunto una casa circondariale gli spazi sono pochi. Ricordiamo che la casa circondariale è ospitata all'interno di un ex convento, quindi immaginiamoci gli spazi come possano essere ricavati. Si lavora, chi fa il magazzino, chi porta il vitto, quindi porta le colazioni, i pranzi, eccetera, chi si occupa appunto della cucina, perché c'è una cucina dove vengono preparati i pasti anche in base alle varie diete che ognuno ha, perché essendoci un'alta presenza di extracomunitari bisogna anche stare attenti al tipo di alimentazione che lo straniero insomma, esige in base alla propria religione, quindi anche da questo punto di vista bisogna coordinarsi. E chi magari è proposto alla biblioteca quando c'è la possibilità di aprirla. E questi sono i lavoretti, chi si occupa delle pulizie. Interessante è stato un progetto con la scuola edile di rifacimento dei bagni e delle docce dei vari reparti della casa circondariale. I detenuti stessi, in collaborazione con la scuola edile, hanno rifatto e ripristinato i bagni che erano in condizioni non... Ecco, non le celle sono... ospitano più persone, Le celle ad oggi ospitano fortunatamente in media due persone, anche una sola, e quindi questo è buono per la vivibilità e poi per evitare anche la possibilità di scontri, perché immaginati in una cella dove una volta, quando si parlava di quei numeri di cui parlava anche il senatore Marcucci, ci stavano ben sei persone in uno spazio angusto che una volta era destinato a locali di convento, no? Quindi ci stavano sei persone, ad oggi ce ne stanno mediamente due o anche in alcuni casi una, quindi si evita contrasti, si evitano problemi di autolesionismo anche, perché comunque quando una persona è sotto stress, già per i suoi motivi personali, sottoposto a contatto con altre persone, purtroppo uno dei fenomeni dove in tutte le strutture penitenziarie nazionali si sta cercando di apportare un rimedio è l'autolesionismo. Ora a Lucca ce ne sono pochi casi, ci sono stati due casi di decesso quest'anno. Tengo a precisare che a Lucca non si erano mai verificati così due casi di decesso nello stesso anno. Sono stati due casi particolari, uno un italiano che probabilmente in un tentativo di sballo, ci sono ancora siamo a fine delle inchieste fatte, probabilmente in un tentativo di sballo con un fornellino, che è una dotazione che loro possono avere, quindi non una dotazione irregolare, purtroppo è morto. E un caso di uno straniero tunisino con diversi alias che non ha preso bene la condanna a 2 anni appunto per spaccio, essendo anche un tossicodipendente, quindi che aveva fatto accesso alla struttura penitenziaria da poco, purtroppo si è impiccato in un momento di convivialità dove gli altri detenuti erano fuori. Le guardie penitenziarie logicamente sono in misura ridotta e anche per previsioni ministeriali non possono attenzionare il detenuto stando lì preposti, perché ognuno deve avere diritto anche alla propria privacy personale. Non troppo addosso, questo per previsione ministeriale, salvo casi particolari, però lui non aveva attenzionato. Quante guardie carcerarie ci sono a Lucca? Ascolta, sono un numero consono, ovvero ce ne sono un tot per ogni detenuto, quindi sono un numero consono. Adesso, in questo momento, con questo numero di detenuti. Però sono sempre poche e andranno aumentate perché per fortuna, con questo nuovo anno, probabilmente febbraio-marzo, saranno pronti i locali della socialità, nuovi locali fatti nella sezione numero 8, che è l'unica di collegamento fra le tre zone di detenzione. E quindi quest'area di socialità garantirà ai detenuti di poter avere più ore a disposizione da passare fuori dalla cella, e quindi momenti ricreativi, momenti di istruzione, momenti da dedicare alla socialità prettamente. Quindi logicamente da questo punto di vista ci vorranno maggior guardie penitenziarie, perché alcune dovranno essere preposte alla zona di socialità, altre dovranno rimanere nella zona detentiva, perché non tutti, per motivi logicamente legati a questioni processuali,
magari con correità rispetto ad altri detenuti non possono uscire dai propri locali detentivi. Perciò ci vorrà un maggior numero, quindi fortunatamente verrà fatto presto un bando, quindi si spera di poter coprire anche questa esigenza. Torniamo al tuo ruolo dal punto di vista, fra virgolette, politico. Tu adesso per il Comune dovrai presentare una relazione annuale, certamente. E chiederai che il Comune sia più vicino, certo, all'ente carcerario. Ci vorrà un raffronto col Comune e ci vorrà soprattutto un apporto da parte del Comune di fondi per garantire nuovi corsi. Vengono dal sociale, quindi se ne occuperà la Vietina con cui ho avuto modo di raffrontarmi per la questione del corso di cucina di cui lei si occupa e di cui è particolarmente promotrice, perché come ripeto è quello che va per la maggiore, appunto. E quindi bisognerà cercare di creare nuove opportunità, nuovi corsi, visto che comunque il Comune di Pietrasanta, combinato con la Caritas, già favorisce e aiuta in altri settori. Quindi vedremo di raffrontarci con il Comune per garantire nuovi progetti per l'anno 2017 e vedere cosa possiamo portare avanti. Quanto resti in carica? Io resto in carica 3 anni, ho suddiviso il mio percorso, appunto, per il primo anno le esigenze primarie, il secondo anno stendere dei progetti e il terzo anno vedere di averli messi in atto. Qualora succedesse che il carcere tornasse ad essere affollato per esigenze, che cosa fa il garante per i detenuti? Come scuote l'albero? Ecco. Allora, innanzitutto in quel momento lì ci sarà da fermarsi un attimo e cercare di evitare fenomeni tipo agitazioni, autolesionismo, cose di questo tipo. Il garante nei suoi colloqui cercherà di sedare gli animi, perché tanto spesso il detenuto, più che magari esigenze veramente forti, ha bisogno di parlare, di potersi sfogare con qualcuno che viene dall'esterno e che magari non sia proprio un familiare. Quindi fondamentali sono gli educatori, fondamentale è il garante, che con qualche parola di sostegno ti porta all'esterno dell'area detentiva e quindi ti dà quel supporto morale per cercare di andare avanti all'interno di una struttura che ti priva della libertà. Tu dai tanto a loro, ma mi dicevi ricevi anche tanto. Sì, perché devo dire è stato un percorso. All'inizio avevamo visto che c'erano state tante polemiche per la mia elezione, non tanto per la mia elezione, ma per come si era giunti a questa elezione, non tanto per la figura di Angela Miapisano. Sì, ricordiamo che c'è stato un bando e poi c'è il voto del Consiglio Comunale. Sì, c'è stato il voto del Consiglio Comunale. Io ricordo 2 anni fa fu proprio lo stesso senatore Marcucci a chiedere con forza la presenza di un garante per lui, che era un momento difficilissimo, sì, sovraffollamento. 200 persone all'interno della struttura. E c'era bisogno di qualcuno che tutelasse i detenuti. A me danno molto dal punto di vista umano e dal punto di vista di conoscenza di qualcosa che fondamentalmente non mi apparteneva, ovvero io posso alzarmi la mattina a decidere come svolgere completamente la mia giornata, vedere chi voglio vedere, stare con i miei cari. Questo no, per chi è in carcere non è possibile e quindi vedere che tipo di problematiche debbono affrontare nel quotidiano è sicuramente un arricchimento personale. Poi aiutare le persone è sempre un arricchimento personale, che sia il piccolo aiuto di una coperta magari antiacaro per chi è asmatico, oppure addirittura, come mi è capitato, che è stato uno dei momenti più forti e toccanti della mia esperienza all'interno della struttura, è stato far rivedere il proprio cane che aveva 15 anni e quindi di lì a poco purtroppo avrebbe lasciato il padrone a un padrone che era all'interno della struttura e era diverso tempo che non poteva più vedere il suo cane, quindi l'abbiamo fatto entrare dentro, vaccinato, tutto controllato e lui è riuscito a vedere il proprio cane. E sembrano banalità per chi tutti i giorni torna da lavorare e vede il proprio animale domestico, per chi ovviamente ha una passione per gli animali, però non sono banalità, perché la commozione di questa persona e la commozione anche dell'animale è stata veramente un momento toccante. Comunque di lì capisci che effettivamente la privazione della libertà è qualcosa che magari la vediamo così lontana, ma è così concreta. Mi parlano molto bene del direttore del carcere di Lucca, una persona molto rigida, ma al tempo stesso vicina alle esigenze
dei suoi detenuti? Ah, il dottor Ruello è una persona squisita, una persona decisamente umana, ma che riesce ad applicare questa umanità con un forte rigore dovuto anche al ruolo che riveste. Certo. Il ruolo che riveste è un ruolo logicamente istituzionale molto forte, che ha delle caratteristiche di rigidità dovute, perché tieni un carcere dove ci sono dei detenuti, non puoi essere troppo molle perché crei logicamente dei precedenti, devi far sì che vengano rispettate le regole ma senza farti odiare, che non sempre è facile. Devo dire che comunque i detenuti in linea di massima non lo vedono come una persona negativa, comprendono le motivazioni in alcuni casi di tante privazioni, ed è una persona con la quale io mi sono sempre trovata molto bene. Abbiamo cercato di arginare le problematiche che si sono presentate nel corso di questo anno. E il sistema sanitario sta prendendo un nuovo avvio, che era uno dei forti crucci sia del direttore che anche del Corleone, il garante regionale. Lui ha saputo gestire la situazione, anche grazie all'arrivo di fondi si riuscirà probabilmente a risistemare l'infermeria, che era un punto, un cruccio del direttore. È una persona che secondo me sa fare molto bene il suo lavoro, e non a caso Lucca, dal punto di vista di Ristretti, che è una rivista specializzata nel caso, è ritenuta una delle migliori case circondariali, comunque carceri toscane, sia per qualità umana della vita, sia per rispetto delle regole e per aver fatto sì che all'interno della struttura non vi fossero agitazioni, non vi fossero molti casi di autolesionismo. Questo significa una buona gestione interna della situazione. L'ultimo break per la pubblicità, poi parliamo un po' di cronache nazionali e anche di sport. Ieri ha giocato la Lucchese, mia è una grande tifosa della Lucchese, noi ci siamo conosciuti così, tra poco. Quotidiani nazionali, la Repubblica apre con Obama che ha spedito a casa 35 russi dagli Stati Uniti, interferirono sul voto, Obama espelle 35 diplomatici e qui naturalmente nascerà un contrasto anche con il presidente che a breve sarà il sostituto di Obama, ovvero Trump. Più in basso le notizie delle cronache italiane, in apertura alla politica, il discorso di fine anno del Presidente del Consiglio Gentiloni, le riforme da salvare, giustizia, sud, province, lavoro, IRPEF, dipendenti pubblici, ecco i fronti caldi dell'esecutivo, il capo del governo, continuità con Renzi, ho scelto io Boschi, sulle banche non cederò. Oggi c'è anche tutto l'elenco dei sottosegretari, in pratica non cambia nulla, abbiamo ancora il sottosegretario Manzione, che è l'unico lucchese, che è sottosegretario agli interni. Corriere della Sera, Gentiloni difende le riforme di Renzi, le elezioni non sono una minaccia, dice Gentiloni. Poi più in basso, la politica internazionale, Obama via le spie russe, per la Casa Bianca c'è Mosca dietro gli hacker che avrebbero spinto alla vittoria Putin, espulsi 35 diplomatici, manipolazione del voto e proprio Putin impone la sua tregua in Siria. Lasciamo le cronache nazionali, andiamo allo sport, sindrome cinese, Tevez shock, 38 milioni, apre la Gazzetta dello Sport, 38 milioni all'anno per giocare a Shanghai, sono circa 100.000 euro al giorno. Villas-Boas in pressing su Wister e Cannavaro tenta Banega. Queste le notizie di calciomercato, poi i top e flop del 2016. Ranieri e Ronaldo si meritano 10, Conte e Guain da 8,5, Donnarumma e Bellotti da 8, Messi e Mourinho giù, 5 in pagella secondo la Gazzetta. Lasciamo le cronache nazionali dello sport, andiamo alla nostra Lucchese che ieri ha pareggiato 1-1 con l'Olbia. Vediamo la sintesi. Il congedo della Lucchese dal 2016 si consuma al Forte Elise in uno strano giovedì pomeriggio di un 29 dicembre soleggiato ma freddo contro l'Olbia. Galderisi ripropone lo schieramento che ha sbancato il Gariri di Piacenza, Ingattini e Stanocchi ancora in panchina. Parte fortissimo la Lucchese, 50 secondi e Bruccini, alla fine sarà migliore in campo, scalda subito le mani a Carboni, poi la difesa sarda allontana.
Mannone, l'Olbia si porta improvvisamente in vantaggio con Couco, abile a girare sotto misura sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra. Al quarto d'ora, proteste rossonere per un presunto mani sul tiro al volo di Bruccini. Ora la Lucchese reagisce, a turno nel primo tempo ci provano Gefeo, Nolè e Bruccini, ma la misura è sempre imprecisa. Ma l'Olbia rimane minaccioso in contropiede, nel finale del tempo incursione di Capuano su Cosimo e Longhi, ma la sforbiciata del difensore è maldestra. In avvio di ripresa dentro Mingassini per l'infortunato Cecchini, Nolè passa a sinistra, Lucchese subito al pareggio e il terzo su angolo dalla destra di Defeu è il gigantesco Dermaco a colpire di testa comodo, complice anche l'uscita infelice del portiere Carbò. Dura meno di un quarto d'ora la partita di Mingassini, dentro Bragadini e Nolè torna in mediano. La gara è vincente aperta, Merlonghi, uno dei migliori, ci prova, poi Nobile salva sul solito colpo. Galderisi gioca anche la carta Panucchi, che rileva un Defeu non brillantissimo. Il finale del match non offre particolari spunti di cronaca, dopo 4 minuti di recupero finisce 1-1, senza vincitori né vinti, e forse, anzi sicuramente, è giusto così. La Lucchese va alla lunga sosta con un'ottima posizione di classifica e 32 punti, anche se quella vista contro l'Olbia non è stata sicuramente la migliore Lucchese dell'anno. Chiudiamo con uno sguardo all'online, la Gazzetta Lucchese di Fabrizio Vincenti, che riprende l'intervista del dopopartita del presidente Bacci. Si parla ancora dei problemi societari. Bacci, le iniziative dei sindaci solo campagna elettorale. La crisi societaria, dice Bacci, la mia parte la farò soltanto con il passaggio che è stato fatto a dicembre. È un passo che dà un messaggio sulla volontà di proseguire. È stato rimesso in discussione non tanto il progetto quanto come si pilota. Ho posto un problema di governance della società e problemi che non trovano risposta. Questo è Bacci sulla Gazzetta. Se andiamo su Lucca in diretta, ancora Bacci che sbotta, così lo riprende il quotidiano diretto da Enrico Pace, o si cambia o meglio i dilettanti sotterranei e forte, ci sono richieste di mercato. Bene, è davvero tutto per l'appuntamento di oggi con Buongiorno con noi, ringrazio tantissimo. Grazie per essere a voi. Stata con noi. Mia, questa Lucchese? Questa Lucchese speriamo vada in Serie B, ma soprattutto speriamo che Bacci ci ponga una pezza, come si suol dire, perché la situazione mi sembra un po' altalenante. Bene, grazie davvero tanto al garante per i detenuti di Lucca, magari ci rivediamo più avanti e certo, vedremo come sono facciamo evolute il punto della situazione, volentieri. Facciamo il punto della situazione. Grazie davvero tanto, grazie a voi che ci avete seguito, vi lascio al meteo e poi il TG in noi. Buona giornata.